You really going out with him? Bella ragazzi, siamo su una cosina che ho trovato sulla PlayStation Home e siamo su Pottermore. Praticamente Pottermore è una rivisitazione di Harry Potter, cioè è un po' un Harry Potter, voi però siete studenti ovviamente, e vi sto facendo vedere una cosa abbastanza carina che a me piace un sacco, anche perché vabbè io sono fan abbastanza di Harry Potter. E sono questi duelli fra maghi, non sapevo bene, cioè non sapevo cosa fare più che altro, allora ho detto ma sì dai facciamo un video perché mi piace, cioè devo dire che mi piace. Questo qua si chiama glitch e hack su GTA, dai, attenzione. Allora sì, io so già come funziona perché non è la prima volta che ci gioco, devo dire. Eccolo là, questo qua è già un fenomeno. Devo dire che mi è piaciuto un sacco, ci ho cominciato a giocare e non ne ho persa ancora una di queste piccole, cioè di questi duelli, ma veramente è divertente, cioè voi non potete capire quanto è divertente. Intanto provatelo, è gratis, vi dovete... Per chi non lo sapesse c'è anche Pottermore su computer, se vi collegate da lì poi potete fare cose in più, bla bla bla, sono un sacco di cazzo. A me piace, cioè sono cazzate ma che a me piacciono, perché a me che piace Harry Potter. Ecco, questo l'ho imparato, grazie, ecco, ho fatto una stronzata. Cioè ragazzi, però è divertente davvero. Cioè, pensate almeno a quanto potrebbe essere bello andare almeno a Hogwarts piuttosto che a un liceo scientifico, intanto ho vinto, sono un fenomeno. Maestro duellante, sfida completata, cioè, ragazzi, sono già maestro duellante, potete già capire. Facciamo un'altra, giusto per non far durare questo video 2 minuti, però comunque avete capito un po' come funziona. Se si mette in uno di quei cosi lì, usate l'incantesimo più inutile, cioè quello verde. Vabbè, ma ragazzo, ma svegliati, dai, è troppo facile. Bravissimo. Ah, per parare dovete premere X, ma io no, praticamente non lo faccio mai perché attacco sempre prima, non so perché. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere. A finire che mi prende, eh. Beh, attaccami. Ecco, ci sono. Ho sbagliato. Muori! Dai, prendimi. Ecco, questo c'è già come, diciamo, se attaccate insieme dovete essere velocissimo. Velocissimo, ok. L'avversario ha abbandonato la partita, mamma mia, oh, è che è preso male. Niente, per questo video è tutto. Intanto io vi faccio vedere un po' com'è il treno. Qua ci sono tante altre cose da vedere. Sì, non è, cioè poi ci sono, ecco, quello che... Quello, la cosa diciamo un po' bella, cioè, vabbè, qua c'è il duello. E poi ci sono queste, che sono le figurine. Io ci ho giocato un sacco prima, adesso ho ripreso così. Ho un sacco di figurine, guardate che figa. Cioè, spettacolare. Poi le scambiate con chi c'è qui. E poi hanno aggiunto tante altre belle cose. Come ad esempio, allora, c'è la biblioteca, vabbè, Diagon Alley. Qui che potete... Non c'è mai nessuno, non so perché. Nella foresta non c'è mai nessuno, anche se qui potete fare le gare di scope volanti, se siete da soli vabbè fate le prove a tempo. Poi vabbè appunto c'è l'espresso per Hogwarts, vabbè no, questo non c'entra niente. Questa sala di ritrovo, vabbè io sono Grifondoro però, sala di ritrovo di chiunque casa siate. La sala grande, incantesimi dove potete, se avete una specie di move incorporato dentro, adesso non mi ricordo bene come si chiami, dentro il controller. Potete, come dire, c'è questo specie di minigioco che vi permette di usare appunto il move incorporato per far muovere questa piuma e dovete fare completare dei livelli. Sala degli scacchi, potete giocare a scacchi, ma anche qui non c'è mai un cazzo di nessuno e qua non potete giocare da soli. Vabbè, piazza, ma chi se ne frega.
Questi qua sono i miei preferiti e ci sono praticamente tutti quelli di Potter, ma poi vabbè, qua l'infinità di cose che c'è nella home, cioè potete anche vedere da qui. Qua veramente, ecco qua Pottermore, cioè, no, ho sbagliato. Niente, qua ci sono gli stessi che vi ho fatto vedere, poi vabbè c'è la sala comune appunto, qua è appunto per collegare... Cazzo! Qua è per collegarsi al vostro account che potete fare su pottermore.com, lì... Diciamo che poi ci sono c'è sempre la Coppa delle Case, un po' tutto come Harry Potter e rivivete un po' tutta la storia dei libri. A me che piace, diciamo, la saga, che sono un fan di Harry Potter, cioè voglio dire, è divertente. Poi a chi non piace, ovviamente, gli sta sul cazzo. Però, diciamo, questa storia, almeno dei duelli, secondo me è divertente. All'inizio andate, fate tutta la cosa vi scegliete vi danno la bacchetta, tutte cose abbastanza carine. Niente, allora per questo breve video di nemmeno 6 minuti è tutto, ci vediamo alla prossima, da Dede tutto bello.